Venditalia 2014 Milano, siamo al secondo giorno e siamo allo stand della San Carlo. Alessandro Baruffaldi è il responsabile del canale clienti speciali. Alessandro, tu sei un volto nuovo per VendingTV.it e tutti i suoi spettatori, presentati pure, il nome e cognome come al solito l'ho anticipato io, di tutto il resto per quanto ti riguarda. Buongiorno a tutti voi, anche quest'anno San Carlo è presente a Venditalia, io sono responsabile del canale speciale da alcuni anni e siamo qui per essere presidiare e presentare l'intera nostra gamma, come sapete. Intanto devo chiederti cosa sono i clienti speciali. All'interno di San Carlo i clienti speciali sono suddivisi in quattro tipologie o sottocanali, quindi l'intrattenimento, quindi tutti i punti di consumo che si trovano quando uno tende a divertirsi, viaggi, quelli che quando uno trova nel percorso quotidiano sia di diletto che di lavoro, la ristorazione, parliamo principalmente collettiva, e poi la distribuzione automatica, dove qua ovviamente il punto vendita, cioè la vetrina, può essere trasversale a tutti i vari punti vendita. La nostra gamma è composta, come sapete, di snack e chips salate, l'azienda è leader da anni sul mercato nazionale, pian piano ampliamo le varietà, le gamme. Qui presentiamo i nuovi pack rinnovati della linea Più Gusto con un prodotto Lime Rosa lanciato lo scorso anno e con la nuova pack della Vivace. Ricordiamo anche, al di là della classica e della rustica, che in questo momento è anche presentata dalla nuova campagna di advertising col testimone a fianco, tutta la nostra gamma di snack salati, anche storici, Dixie, abbiamo il Virtual, abbiamo il Rodeo, abbiamo il Flash e poi Highlander, tra l'altro il nostro prodotto storico Highlander, e la linea Wacos, molto presente e molto gradita all'interno delle scuole per i teenager. Infine, non da ultima ma da complemento della gamma, la nostra gamma di dolci con alcuni prodotti storici come il mordicchio, le nostre tortine, i wafer, che fanno da complemento della gamma per cercare di proporre un'offerta a 360 gradi a tutti gli operatori della distribuzione. Buono il periodo, nonostante tutto cerchiamo di sviluppare le vendite, perché l'allargamento della distribuzione delle referenze o l'attivazione di eventuali ancora qualche clienti negativi rimangono la nostra priorità. Buongiorno a tutti voi dall'altra parte. E allora, sei stato bravissimo, coinciso, preciso. Alessandro, una domanda te la devo fare. Com'è nata l'idea di ingaggiare un personaggio come Carlo Cracco? Il target è ovviamente diverso rispetto a quello della distribuzione automatica. C'è un motivo, quale? Ma il motivo fondamentale è quello di cercare di spostare i consumi delle nostre patatine da un consumo prevalentemente di snack a cercare di portarlo nella casa delle nostre famiglie italiane a prodotto food, a prodotto di alimentazione base quotidiana o di complemento dei nostri piatti. Questa è un po' la strategia di quest'altra parte. Highlander è un concept che voi avete inizialmente importato dalla Scozia, dall'Inghilterra, era un concetto che 20 anni fa non esisteva in Italia. Siete stati audaci e ancora una volta innovativi, soprattutto in questo segmento, perché ha avuto forse un successo che nemmeno voi speravate. Questo successo poi è cresciuto, in che modo? Highlander dopo un ventennio che cosa rappresenta per Patatine San Carlo? È una delle referenze con la più alta rotazione all'interno del canale, di cui siamo molto soddisfatti. Nuovi gusti in vista? Al momento no, perché comunque, come sapete, c'è anche dei vincoli fisici all'interno dei distributori, i nostri prodotti vanno nelle spirali doppie e quindi la moltiplicazione di molte referenze, però quella di non poterle proporre in contemporanea è un po' un vincolo, e quindi non vorremmo evitare di avere tante referenze ma non avere mai la presenza costante, evitare di avere non gli altovendenti sulla macchina. Quindi la strategia è sì, vasta gamma, tutti i segmenti, ma sempre gli altovendenti all'interno del distributore. Sulla linea dell'Highlander, lo scorso anno voi avete realizzato un nuovo gusto, quello con il lime. Com'è andata questa operazione e quali progetti ci sono per il futuro in funzione di ciò che avete presentato?
Ma diciamo che le patatine, quelle diciamo così a più gusto o le aromatizzate, sono un trend in crescita, non ancora come negli altri paesi, ma ci sta dando soddisfazione. Bene, Alessandro, allora io intanto ti ringrazio, abbiamo documentato anche questa volta ciò che presenta Patatine San Carlo a Venditalia 2014, in attesa di proseguire e andare a intervistare altri amici che espongono in questa 4 giorni milanese. Salutiamo gli amici di VendinTV.it, Alessandro Barufaldi, responsabile canale clienti speciali di Patatine San Carlo, dice bye. Bye, andiamo. Grazie Alessandro, sei stato simpaticissimo. Noi ci vediamo nei corridoi, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, trotterellando tra uno stand e un altro. Non andate via perché noi proseguiamo.